La turbolenza andiamo a crearla versando dall'alto l'acqua in un senso rotatorio. Perfetto, abbiamo messo la prima parte di acqua. Facciamo partire il cronometro che abbiamo qua sulla bilancia. Non dovessimo avere il cronometro sulla bilancia, ovviamente un cronometro, un orologio, un telefono oggi non manca il modo per misurare il tempo. Abbiamo qua in questo momento questa fantastica parte chiamata blooming, dove questa prima parte degli aromi e la degasazione, quindi l'anidride carbonica che si sprigiona immediatamente. Passati i primi 30 secondi di infusione, andiamo a aggiungere altra acqua, sempre col movimento circolatorio, facendo attenzione a non bagnare, cioè a non andare sulla carta, perché altrimenti l'acqua passerebbe ovviamente sui lati e non attraverserebbe il pannello del caffè.